Ciao ragazzi, eccoci qua pronte per allenare le nostre braccia e le spalle e la nostra parte alta rimanendo sedute, quindi zero scuse. Potete utilizzare, come ho fatto io, due bottigline di acqua da mezzo litro con dell'acqua, oppure se avete dei pesetti, oppure se ancora non vi sentite forti a sufficienza, lo potete fare tutto quello che sto facendo io senza utilizzare nessuna resistenza. Andiamo a lavorare prevalentemente, ecco, le braccia. Mi metto ora in un'altra posizione così che possiate vedere la posizione corretta da tenere. È importante stare dritte, quindi non state né gobbe né storte, dritte. Le gambe sempre a 90 gradi, quindi la posizione corretta, e l'addome ben tenuto. E iniziamo. Guardate il mio braccio. Io alzo solo l'avambraccio, il mio braccio è perfettamente immobile aderente al corpo. 3, 4, butto fuori l'aria quando chiudo, 5, 6, fatelo lentamente sia all'andata che al ritorno, 7, 8, 9, e 10. Al decimo tengo così con le braccia a 90 gradi e contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Ora passiamo invece a questo esercizio. Mettiamo con le braccia T sempre in posizione corretta, quindi né in arco né chiudo, posizione corretta, ben dritte, chiudo e apro sempre lentamente. 3, 4, 5, 6, stiamo lavorando sia le braccia che le spalle, 7, iniziate a sentire un po' le spalle, 8, 9 e 10. Sciogliamo un po' e facciamo di nuovo questo per le braccia. 1, 2, 3, 4. Mi raccomando sempre la parte alta del braccio, quindi il braccio incollato al corpo, si muove solo l'avambraccio e si esegue lentamente. Non possiamo pretendere di avere una pelle tonica se il muscolo che ci sta sotto se ne va dove vuole. Ok, e ora mantengo. Da qui forse non lo vedete, ma io sono con le braccia perfettamente a 90 gradi aderenti al corpo. Ci sarà, boh, 20 secondi, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Altra volta da questa parte. 1, 2, 3, facciamo il colino, 4, 5. Ragazze, voi se 9 aprile mi dite Martina, mi vergogno con le braccia scoperte. Ci dobbiamo pensare ora, no? Ad aprile. Ok, passiamo ora invece ai tricipiti, quindi le nostre tendine. Anche ora vi metto in questa posizione così siete sicuri di avere la posizione corretta. Spero si veda, sì. Ecco, fletto, tengo le bottigline attaccate, estendo.
estendo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, non incassate il collo, mi raccomando, 12, 13, non trattenete mai il respiro, 14, fatelo lento, 16, sia all'andata che al ritorno, 17, 18, 19 e 20. Ora lavoriamo anche un po' la nostra, sciogliamo anche non solo le braccia ma anche un po' la nostra zona dorsale, perché anche qui, ecco, la pelle pendula, non è tanto bellina. Allora chiudo e vado proprio a portare i gomiti come se li volessi incassare nel punto vita. Stendo, chiudo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sciolgo e passo subito oltre e inizio piccole rotazioni, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambio e ruoto anteriormente, ora smonto tutto, 1, 2, 3, 4, collo rilassato mi raccomando, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sciogli, 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 sciogli. Ok, facciamo un'altra serie per le braccia a tendina, vai. 1, questa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Appoggiamo le bottigline, sciogliamo, sciogliamo bene, incrociamo le mani e facciamo una mobilizzazione dei nostri polsi, poi dei gomiti, delle nostre spalle. Sciogliamo un po' il collo. Sono quei pochi minuti che fanno tutta la differenza del mondo. Ho fatto, ragazze, diversi allenamenti sulla sedia perché in diversi mi avete detto: Martina, ho problema all'anca, ho problema al ginocchio, ho avuto un'ernia. Quindi, ecco, per poter mantenere comunque una buona mobilità e non stare in una condizione troppo sedentaria che mi fa invecchiare alla velocità della luce, mantenendovi attive anche se in questo momento della vostra vita, oppure perché non siete allenate, vi sentite di fare solo allenamenti in tutta sicurezza sulla sedia, perciò potete usare un po' tutti i gruppi muscolari senza avere nessuna limitazione. Spero che vi sia stato utile, mi raccomando condividetelo con le amiche, se non siete iscritte iscrivetevi al canale. Un abbraccio, alla prossima, e ora me ne vedo, ciao.